Immaginatevi la scena. Era una mattina di merda. Stavo quel cazzo di volley con Tommy a giocare a biliardo. Io sembro la copia di Paul Newman, a proposito. Sto per dare al moccioso la lezione che si merita. Siamo alla fine, l'ultimo colpo. Quella è la palla che decide il torneo. Sto sulla nera e lui nell'angolo con l'aria di chi gliel'hanno schiaffato dietro. Quando arriva questo rotto in culo, il tipo che si crede di essere chissà chi, comincia a fissarmi. Guarda me, vaffanculo, proprio me, come a dire, su, dai, mettila in buca. Mi conoscete? Non sono certo il tipo di stronzo che va in giro a cercare casini, ma in fin dei conti sono io quello che ha la stecca da biliardo e lui può ritrovarsi il manico fra le chiappe quando gli pare. Mi rigiro, insomma, faccio lo sciolto. E che fa il rotto in culo? Beh, il suddetto rotto in culo si caga sotto, posa il bicchiere, si gira e se ne va fuori dalle palle. Dopodiché, beh, la partita è stata mia. Fine. Quella era la storia di Bagby. O almeno la versione di Bagby della storia. Già, uno che poteva fare. Solo starsene a guardare e cercare di non farsi coinvolgere. Neanche si faceva di droga, si faceva di gente lui. Lo mandava fuori di testa, gli scatenava i sensi. Ti sei fatta male? Fammi vedere. Va bene! Va bene, va bene! Si è beccata una bicchierata e nessuno esce di qui finché non scopriamo chi è stato! Chi cazzo sei tu? Sì!